Buongiorno ragazzi, bentornati e benvenuti sul nostro canale. Buongiorno a tutti, oggi ritorniamo sulle nostre amate montagne dopo un breve periodo di sosta. Sì, esatto, ci troviamo sopra Prali, in Val Germanasca, siamo diretti su alla conca dei 13 laghi e, se il vento ce lo permette, la Punta Cornur. Sì, vento e insomma il meteo degli ultimi tempi che ha buttato un po' di neve, vediamo cosa troviamo. Comunque un bel giro anche oggi. Andiamo. E come vedete, quella è la neve che ha fatto negli scorsi giorni, quindi ce n'è parecchia, sì. Vedremo, dai, da questo lato sembra essercene perlomeno. Dalla frazione Giordano parcheggiamo l'auto a bordo strada, qui sotto c'è un piazzale che fa da parcheggio, e proseguiamo sulla nostra sinistra lì, dove ci sono poi i cartelli che indicano per i 13 laghi. Eh beh, c'è un po' di vento, sì. Per fortuna non è così freddo. Il percorso per il 13 laghi è sempre ben segnalato da cartelli, sentiero numero 204. I colori autunnali stanno cominciando ad uscire. Ormai siamo al limite del bosco e sono ancora un po' verdi, però ci siamo, dai. Salita che è bella ripida, anche solo arrivare fino ai laghi, i 13 laghi sono 1000 metri di dislivello, non difficile per niente. Però è ripida, soprattutto dopo 3 settimane di stop. Dai, ci siamo quasi. Qui sopra, dove ci sono questi vecchi ricoveri militari, cominciano ad esserci i primi laghi. La Draio prima e poi gli altri a seguire. E siamo arrivati alla conca dei 13 laghi. Spettacolo. Colori autunnali. Qua sotto c'è il primo lago della Draio. Eravamo stati qui nel maggio 2022, c'era ancora la neve, quindi i laghi non ben visibili, ancora coperti. Oggi invece riusciamo a vederli. Questo è il bivacco dei 13 laghi, che mi sa che è chiuso. Porcaccia la miseriaccia, volevamo rifugiarci lì in caso di vento, ma siamo fregati. Continuiamo il nostro percorso costeggiando i vari laghi e intanto ci dirigiamo verso la Punta Cornur. E come vedete indicato da questo cartello, da quel lato si va alla seggiovia dei 13 laghi. Se volete fare meno fatica per arrivare in questa conca, potete prendere la seggiovia. Però venire in montagna e non fare fatica non ne vale la pena, ragazzi. Adesso seguiamo le indicazioni per la Punta Cornur e Passo Roux, escursionista esperto. Vedremo altri laghi, andiamo. Spettacolo di panorama. Comunque comincia ad essere ghiacciato il sentiero, quindi dovremo fare parecchia attenzione. Speriamo non peggiori ulteriormente. Colpo d'occhio, niente male. Comunque la cima è dritta davanti a noi, ne abbiamo ancora un bel pezzo. Le indicazioni danno 1 ora e 30. Sarà ancora un po' lunghetta, sì. Tra l'altro abbiamo lasciato le cibarie giù in modo da essere un po' più leggeri. Intanto vi ricordiamo che qui sotto trovate poi la traccia GPS e tutti i dati tecnici di questa escursione. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciateci un like. A questo punto si vede il lago verde grande, poi c'è dietro il lago piccolo, e il lago verde piccolo e il lago lungo laggiù sullo sfondo. Lì dietro, lì davanti, sempre il Cornur. Proseguiamo con la salita. E dai, neve fu. La prima neve, vabbè, questa è già la seconda, a dire la verità. La primavera l'abbiamo trovata sulla Vasei. Da qui in su mi sa che sarà continuativa. Punta Cornur. L'ultimo strappo, va.
Da qua comincia la vera difficoltà della giornata. Rocce un po' instabili, neve e ghiaccio. Sarà una bella salita, sì. Questi due qui sotto sono i laghi gemelli, Lago Lungo e lì i laghi verdi. Allora, ci stiamo lasciando alle spalle la Val Germanasca e stiamo andando verso la Val Pellice. Ed eccola qui, la Val Pellice sotto i nostri piedi. Oh, bello anche da qui però. Oggi comunque è una giornata top. Laggiù in fondo si vede la pianura, bello. La Val Pellice riserva sempre un bellissimo colpo d'occhio comunque, bella selvaggia, sì. Le condizioni del ghiaccio cominciano ad essere un po' pressanti, quindi stiamo un po' valutando di fermarci qui, anche perché se non vado errato la via passa sul costone lì, quindi la vedo parecchio bianca, insomma, penso non valga la pena rischiare. Salutiamo la punta Cornur alle mie spalle, andiamo a rivederci probabilmente al prossimo anno. La sicurezza prima di tutto, non ce la sentivamo di affrontare il ghiaccio e quindi niente, abbiamo deciso di fare dietro front, anche perché ci sono due tre punti esposti, molto esposti, quindi non ne vale la pena, ecco. Adesso comunque non ci perdiamo d'animo perché arriva il paninazzo e ci sta, che abbiamo lasciato giù, perché è il paninazzo questa volta l'ho studiato io, quindi occhio ragazzi. Ma prima di arrivare al momento tanto agognato del panino, facciamo un giro al Lago dei Cannoni. Tanto sono 15 minuti, quindi facciamo ancora questo salto fino a quel lago che anni fa non eravamo riusciti a vederlo per la neve, e poi torniamo giù e mangiamo. Soprattutto non abbiamo visto i cannoni, solo uno forse. Solo uno, ammesso che ci siano tutti e due ancora. Si vedono i due cannoni, uno più o meno lì e l'altro là. Ora andiamo giù al lago. Ecco il lago Rametta o Lago dei Cannoni, 2586 metri. Allora, abbiamo un cannone qui sopra, qui forse quello che rimane di un altro cannone, perché forse un tempo erano tre. Adesso ci avviciniamo a questo e poi andiamo a vedere il secondo. E beh, è ancora abbastanza intatto. La posizione dice tutto, sta guardando valle, quindi serviva per difendersi e bombardare giù probabilmente. Comunque qua c'è un'incisione che dice peso con ottiche 3700 kg. Pesava poco, anzi pesa poco. Portarlo su hanno avuto il loro bel da fare. Beh, alta, è quasi alto come me, solo una ruota. Eh sì. E qui c'è il secondo, anch'esso puntato verso valle, tutti e due identici. Questo mi sa che pian piano sta sprofondando. Ora da questo lago scendiamo giù fino alle casermette abbandonate, dove pranzeremo. Una fame pazzesca, però vediamo di farla in breve tempo. Lì ci aspetta il pranzo, sempre se non ce l'hanno arrubato. Passando di qua abbiamo la possibilità di vedere anche il Lago dell'Uomo, che è quello lì, mentre quello là è il lago, il primo lago che si vede arrivando, il Lago Draio, la Draio. Ha ripreso a tirare vento forte, tanto per cambiare. E con questo splendido panorama è arrivato il momento del pranzo. Oggi per gli amanti dei panini vi sfidiamo a farne uno più buono del nostro. Allora, per chi non avesse capito, stiamo provando a fare un hamburger, però diciamo che la cottura fatta con questo fornellino lascia un po' a desiderare, devo ingegnarmi meglio, ma ho già qualche idea per il futuro.
Allora ragazzi, proviamo, questa è idea mia. È gelido ma è buono. Top ragazzi, provateci. Mangerete complicato, ma mangerete con una bella vista. È stata complicata la preparazione con il vento, però ragazzi, che panino. E dopo un buon caldo tè prendiamo la via del ritorno e ci andiamo a scaldare. Comunque posto pazzesco, cioè, colpo d'occhio che c'è qua è fenomenale. Ed eccoci, siamo quasi giunti alla macchina, una mezz'oretta o poco più e ci siamo. Oggi giornata calda ma vento gelido, quindi abbiamo trovato un quindi freddo. Ovviamente di nuovo il freddo, però i colori di questa zona in questo periodo sono fantastici ragazzi, un panorama e una vista spettacolare, laghi bellissimi, stavolta siamo riusciti a vederli sì. Belli scoperti dal ghiaccio. Peccato per la punta Cornur, il ghiaccio appunto ci ha impedito di salire fino in cima, ma come sempre le occasioni non mancano, quindi ritenteremo e saremo più fortunati. La sicurezza prima di tutto ragazzi, sempre. Poi c'è chi è più esperto e la fa e va benissimo così. Ci fa molto piacere se decidete di iscrivervi al canale, ci sostenete, ci date una mano a crescere e per il resto ci vediamo come sempre la prossima settimana. Ciao! Ciao.